Se puoi pagare, posso darti un piatto di fagioli. Lasciali qua. Hai proprio fame, amico. Come uno che ha attraversato il deserto di corsa. Sì, e chiunque attraversa il deserto di corsa ha qualche cosa sulla coscienza. Già. Hai avuto fortuna. Sei solo un animale affamato. E tu non farci scherzi. Cerca di campare un'altra mezza giornata. Morto non vale un cent. A domani ci arriva. Andiamo? Che hai detto? Su, alzati, andiamo. Senti, affamato, ne ho ammazzati per molto meno di animali come te, ma se vuoi una croce con un nome sulla fossa, dimmi come ti chiami. Mi chiamano Trinità. Trinità.
La mano destra del diavolo. Su, muoviti. Quanto vi devo? Niente, niente. Offre la casa. Grazie. I fagioli comunque erano uno schifo. Ehi, Trinità. Dicono che sei un fulmine con la pistola, è vero? Dicono così. Scendete da cavallo e riposatevi. Grazie per essere venuti. Vi dobbiamo molto per aver aiutato le nostre sorelle, Sara e Giuditta. Erano preda del demonio. Ma il Signore inviò l'arcangelo e Satana fu sconfitto. Eh sì, è stato pressappoco così. Bello qui, sembra il paradiso terrestre. E lo è. Per questo non permetteremo che il maggiore lo contamini. Oh, avete ragione. Saremmo lieti di dividere la nostra mensa con voi. Dividiamo. Venite. Le pistole, fratelli. Eh? Cosa? Non ci si può avvicinare armati alla mensa del Signore. Va bene. Ma non portatele lontano, eh? E ora preghiamo. Signore, accetta la nostra gratitudine per quei doni che stiamo per ricevere dalla tua infinita bontà. Signore, benedici e proteggi quei fratelli che non sono con noi in questo momento. Amen. 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 Hermano Tobia, querido! Passavamo di qui per caso e ho detto ai miei uomini: perché non andiamo a fare una visita al mio amico Tobia, vero? No, non insistere, hermano. Non voglio approfittare della tua ospitalità tutti i giorni. Come vuoi, fratello. La mia mensa è la tua mensa, lo sai. Ah, sì?
Allora ne approfitto. Ambre! Perché non mi hai ricordato di togliermi il cinturone? Lo sai che l'ermana Tobia non vuole vedere armi alla sua mensa. Dov'è il vino? Ma questa è acqua! Dov'è il vino? Noi siamo a Stemi, fratello, no? Dov'è il vino? Voglio il vino! Ico de puta! Il vino! E voglio il vino! Queste fornacchie! Dov'è il vino? Va bene, il vino non c'è, ma potremmo spartirci la tua donna. Un momento, fratello, ascolta. Certo. Come ti permetti, lurido ladrone? Questi sono i miei fratelli! E i miei fratelli li picchio solo io! Dove vai? Capito? Questo mio nuovo non l'ho mai picchiato prima. Ti ha fatto male, capo. Picchialo! Ce ne andiamo, capo. Fratello, io volevo avvisarti che questi miei ospiti appartengono a un'altra confessione e osservano la legge biblica occhio per occhio, dente per dente. Quindi vogliate perdonarli e tornate un'altra volta. È meglio. E se voi convincerete gli agricoltori ad andarsene, vi darò tanto di quel denaro da potervi ritirare dagli affari. Quella valle è già sua, maggiore. Bene. Prima però vorrei che sistemaste lo sceriffo e il suo aiutante. Il loro zelo è assolutamente seccante. Elegga pure un nuovo sceriffo e un nuovo aiutante. Lo farò. Gradite dello sherry? È vino del migliore. Mai quando lavoriamo. Grazie, maggiore. Questa è quella che si chiama serietà professionale. Vi do un consiglio. Fate attenzione all'aiutante, è molto veloce. Hai sentito, Mortimer? Il maggiore dice che l'aiutante è molto veloce.
Questo è l'aiutante veloce, Mortimer. Posso esserle utile? C'è qualche articolo in particolare che le interessa? Sì, vorrei vedere delle mutande. Corri! Corri! Ho detto 10 secondi! Devi bloccare di sinistro, non di destro. Visto che succede, è questione di riflessi. Se qualcuno ti attacca con un bastone come questo, che cosa fai? Cosa faccio? Tu lo schivi, lo afferri e lo butti a terra. Capito? Capito. Pronto? Pronto. Ma che hai capito? Fallo a me, guarda. Sei pronto? Pronto. Ecco. Ricordatevi, non dovete mai fidarvi di nessuno, nemmeno degli amici. Capito? L'esperienza è la migliore maestra. Se non avete forza nelle braccia, potete sempre usare i piedi, come me. Vorrei dirti una cosa, se permetti. Se è un consiglio, risparmiati il fiato, eh? Io volevo soltanto la tua opinione. Su cosa? Avanti, rantola. Non pensi che possa esserci una spia sotto quel sombrero? C'è una seria possibilità. Lo pensavo anch'io. Faina! Che c'è, capo? Vieni qua. Avanti, provate tra voi. Lassù, sotto quel sombrero, ci dovrebbe essere una spia. Portalo giù. Intero. Qualcosa che non va, sceriffo? Boh, niente di importante. C'è un curioso lassù. Faina è andato a pregarlo di scendere. Che il cielo protegga il nostro amico. Farà bene a proteggere la spia. Chi sei? Chi ti ha mandato? Emiliano non tradisce, gringo. Emiliano dice tutto, gringo. Sono un uomo della banda di Mescal. Il maggiore ci ha ingaggiati e ha promesso a Mescal, il mio capo, 20 dei suoi stalloni se riusciamo a cacciare dalla valle queste cornacchie. Grazie, signore. Ah, lascia perdere. Stavo rendendo grazie al signore, sceriffo. Oh, beh. Accetta il nostro umile ringraziamento, padre, per avere ricacciato Satana da questa valle. Ehi, capo! Guarda! E quello cos'è? Il nostro marchio, fratello. Le tavole della legge. Tu non ne sai niente, vero? Ecco, dopotutto, questa povera gente avrà pur diritto a un risarcimento, e quindi... E quindi?
Io non ce l'ho con te. Ce l'ho con nostra madre. Non capisco perché non ti abbia affogato quando eri in fasce e ti faceva il bagno. Ma forse non te l'ha mai fatto il bagno. Per questo sei uno sporco figlio di una vecchia... Non la prendete, sceriffo. Così era scritto. Un momento. Va al diavolo tu. I tuoi fratelli, le tue sorelle, i tuoi antenati, le tue vacche, il tuo destino e tutto il resto. Bastardi. Andiamo a pregare. Sì. Oh Signore, in tua gloria leveremo il nostro canto d'amore. Riprendi nel tuo gregge questa pecorella smarrita che in penitenza getterà le armi nella fiamma della forgia e le trasformerà in strumenti di pace e di lavoro. In tua gloria, oh Signore, sarà circonciso per rispettare la tua legge. Dagli la forza di innalzare un tempio nel quale cantare i tuoi inni. Lavorerà fino a rompersi la schiena, dissoderà questi immensi campi, seminerà e raccoglierà il frutto del suo lavoro, taglierà boschi, costruirà case e alleverà bestiame. E quando, al calar della notte, tornerà nella sua casa distrutto dalla fatica, giulivo e felice verrà nel tuo tempio a cantare la tua gloria, o Signore. Grazie per avere ripreso il nostro nuovo fratello nel tuo gregge. Rendilo meritevole della tua pietà e illumina la sua effimera esistenza con la luce del tuo spirito. Amen. Amen. Dov'è il nostro nuovo fratello? Era lì. Ma dove sei? Sono quasi cotti. Sei uno sbirro? Di Denver, eh? Denver, sì. Tu sei un bounty killer? No, sono uno che ha attraversato il deserto in fretta come voi. Piuttosto affollato questo deserto. Non avreste da darmi delle munizioni. Ho avuto una lunga discussione e sono rimasto senza argomenti. Grazie. Lascia perdere se non ci si aiuta tra noi. Vuoi sapere una cosa, amico? Quando ti ho visto con quel cannone spianato, francamente ho pensato... Ragazzi, questa volta siamo fregati. Sul serio. Buttate i cinturoni. Tu prendi i cavalli e mettine uno sotto la mia sella. Tuo padre. E perché no? E adesso sedetevi là e buoni. Ehi, ti dispiace?
Dico, non vorrei mica ingozzarteli tutti. Bastardo maledetto, questo non lo dimenticherò, me la pagherai! Sì, sì. Sono quasi cotti. Deve essere stata una mazzata tremenda. Sì. Se vai cercando una palla in fronte l'hai trovata, amico. Siete degli sbirri? Che cosa hai detto? Beh, ho detto se siete Rangers. Hai qualcosa sulla coscienza, puzzola? Quanto vali, 500? Beh, non ancora, sono appena agli inizi. Ma il giudice Fitzpatrick ha detto che se vado avanti di questo passo, presto varrò $1,000. Per adesso sono a 50. 50 appena? E che hai fatto di grave? Hai rubato galline? No, tacchini. Abbassa le mani. Sta tranquillo, non siamo sbirri. A proposito, ne hai visti da queste parti? No, mi hanno inseguito per qualche miglia, ma poi sono scappato attraverso il deserto. Sei scappato con quel ronzino. Beh, forse non sembra, ma è un gran buon cavallo. Questo lo vedremo dopo. Che cos'è il vostro amico? È malato? No, l'hanno colpito con un pugno ed è rimasto così. E chi è stato? Un bisonte affamato. Un gran bel bastardo, direi. Un gran bel figlio di Baldracca, vorrei dire. Sapete, ho sentito dire che un colpo uguale a quello ricevuto può far tornare un uomo in sentimenti. Sì, l'ho sentito dire anch'io. È vero, figuratevi che mio zio colpì mio padre a tradimento qui, al cervello. E poi gli mollò un secondo colpo per finirlo. Ma il mio vecchio, invece di crollare, si svegliò. Si scaraventò addosso a mio zio, che poi era suo fratello, e lo fece secco. Perché non ci provate?
Mi spiace, vecchio mio, ma può darsi che la puzzola abbia ragione. Beh, non riesce mica sempre. Sì, l'ho sentito dire anch'io. Beh, allora, arrivederci e grazie. Del cavallo. Di quale cavallo? Del tuo rubatacchini. Serve a noi. Ah, beh, io non ho niente in contrario. Ma ero sicuro. E se anche lui è d'accordo. Tu sei d'accordo? Non è d'accordo. Penso che adesso ci dovremmo sparare, vero? Penso di sì, ragazzo. Ehi, capo. Ti dispiace se me lo faccio io? È tutto tuo. Fagli un graffio e mandalo via. A piedi. Hop! Hop! So, mandalo via, i fagioli sono cotti. Sei fatto, bamboccio. Hop! Giù i fagioli, i cinturoni. Sedetevi là e buono. Si direbbe un paese tranquillo questo, non è vero? Non ditelo, potreste rompere l'incantesimo. Perché? Perché Wyke Tendrix è in paese con i suoi ragazzi e non ci vuole niente a farlo diventare nervoso. Wildcat? E chi è? Un giocatore, un professionista. È più abile che fortunato, ma non bisogna dirglielo perché è permaloso. Se volete vederlo all'opera, andate al saloon, ma non guardatelo negli occhi, si potrebbe innervosire. Ehi, il fucile è pronto! Dove stai andando? Non lo sai chi è? È Wildcat Hendrix, un professionista. E con questo? Ti fa paura, forse? Hai qualche soldo? Così va bene, fratello. Vorrei poter raccontare che Wildcat Hendrix ha giocato con me. Non è meglio in cinque? La carta più alta serve, no?
Andrea. Io passo. Apro di $10. Vediamo l'apertura. Dalle mie parti si usa tagliare. Apro di 10. Io dico 50. Ce ne vogliono 100. Due. Servito. Cento per giocare. Cento più 100. Io dico che è barato, ragazzo.
Tu dici? Io dico. Ti offro da bere, ragazzo. Dicono che una pallottola nello stomaco bruci meno se cede il whisky. Il signore lo prende doppio, così non te ne accorgerai nemmeno. Sbrigati. Non ci hai capito niente? Te lo rifaccio se vuoi. L'accenda sia finita qui? Sì, credo di sì. Sei un bastardo! Beh, hai indovinato. Questo è vero. Mi hanno detto che questa è la migliore mangiatoia di tutto lo Stato. Mi spiace, signori, ma l'ingresso è riservato ai soci. Ma io e lui siamo soci. Prego. Non c'è dubbio, sono sbirri. Signori, allora? Allora che, signore? Portaci da mangiare. E forse i signori desiderano ecco, cominciare. Ecco, bravo, vogliamo cominciare, sì. Certamente, io suggerirei. Non devi suggerire, devi portarci da mangiare e alla svelta anche. Antoine, vino per i signori. Non farlo mai più, amico. Glacé, pommes de terre, petit pois, champignon sauté. Spero che sia di loro gradimento, signori. Ma perché ridi tanto? E voilà. E voilà.
Du Bourgogne rosé, messieurs. Pour ça, prier, hein? Se per dopo i signori gradiscono delle... Tu gradisci? Gradiamo. Antoine? Tout de suite. Marnier, Cointreau, Curaçao. Allora, io direi... Tu che dici? Se va bene a te. Sì, sì, va bene. Bien, monsieur. E voilà. Ehi, hey, è stato lui a dirgli di incendiare le frittate. Ma l'ho visto io. Le crepes, siete, vanno fatte con... Voilà. Oh. Apri, fratello, non temere. Sia lodato Gesù Cristo. Perché? Beh, quando il pellegrino penitente o il viandante affaticato bussa alla nostra porta, noi lo salutiamo dicendo sia lodato Gesù Cristo. E l'altro risponde, sempre sia lodato. Ah, adesso ho capito, sempre sia lodato. E tu che fai, non lodi? Certo, sempre sia lodato. Entrate, fratelli, entrate. Cerca di farli cantare. Ci puoi scommettere. Brutta gente.
Chi è il capo qui? Diciamo che io sono il pastore di questo piccolo gregge. Cosa posso fare per voi? Diciamo che il pellegrino vuole confessarsi e il viandante vuole ristorarsi. Il viandante sarà ristorato e il pellegrino mondato dai peccati. Vieni, fratello, vieni con me. Seguimi. Ehi, dove vai? Nel confessionale. Con tanto posto proprio qui dovevamo cacciarci. Sai, questo è il mio posto, fratello. Tu dovresti stare di fuori in ginocchio. In ginocchio lì? Beh, se non vuoi inginocchiarti puoi sederti. Figliolo. Già, e se è così scomodo è anche l'ultima. Dimmi tutto, figliolo. Tutto che? Ma non sei venuto per confessarti? Sì, anche per quello. E per cos'altro sei venuto? Per vedere se assolvi anche me. Prima devi confessarti e poi io ti assolverò. Ma sta attento, fratello. Tieni il becco chiuso. A parte me stesso, solo lui lo saprà. No, o resta fra noi due o non se ne fa niente. Come vuoi. Apriti, figliuolo. Apro che? Il tuo cuore. Confessati. Allora. Figlio mio. Vabbè, quando compì 12 anni, il mio vecchio mi portò con la sua banda a razziare il bestiame. Uno ci lasciò la pelle, ma a parte questo, facemmo un buon colpo. Basta così, figliolo, ti imploro. Beh, che facciamo? Ora devi pentirti, e pentirti sinceramente. Già, sono pentito. E adesso assolvimi se hai il coraggio. Non capisco. Non capisci, eh? Assolvimi! Certamente, certamente. Stai calmo che ti assolvo. E lo assolvo, peccata tua, in nome del... Aiuto! Assolvere la gente! Aiuto! Ci ha provato il fratello. Prima si è messo a parlare da solo e poi in nome d'un altro è partito con il destro. Ma no, volevo soltanto benedirti, figliolo. Con un destro in bocca, vero? C'è qualcosa che non va qua dentro. Su, avanti, confessate. Perché pestate i peones? Non siamo noi che li pestiamo. È Lucifero. Già, Lucifero in persona. Lo conosci? Mai sentito nominare. Deve essere un professionista dell'est. Va bene. Se questo Lucifero si fa rivedere, diteli di andare al diavolo.
Che il signore vi accompagni. No, andiamo da soli.